Siamo arrivati, siamo in diretta. Ok. Eccoci anche qua. Oggi abbiamo fatto una prova perché volevamo trasmettere in diretta anche su YouTube, perché non trasmettiamo su Instagram. E invece dobbiamo registrare poi, per Poi cui lo poi mettiamo, poi lo lo pubblichiamo. rimettiamo, anche perché abbiamo il nostro canale YouTube comunque. Oggi di cosa parliamo? Qual è l'argomento di oggi? Cute sana, capelli sani, cute sana. Nella scorsa Un diretta intreccio. abbiamo parlato di cute sana e delle problematiche che una cute non curata può essere non sana, esatto, non sana. Per cui la positività di avere una cute sana a livello di pelle, e oggi invece parleremo delle problematiche di avere una cute non curata che si ripercuote praticamente sui nostri capelli. Perfetto, Giusto? direi che Rosy, Paolo, Parrucchieri Revolution. Attenzione perché questa è una diretta non facile, non di facile, come dire, non è così semplice comunicare quello che vogliamo darvi, il messaggio che vi vogliamo dare. Hai i capelli che non ti tengono la piega. Il tuo colore nella zona superiore diventa opaco, brutto, spento. I tuoi capelli sono sempre appiccicati alla pelle. Dopo poche ore che li hai lavati, ti sembrano già sporchi. Oggi noi andremo a mettere in relazione tutti questi problemi che noi vediamo per la maggior parte riflessi sui nostri capelli, ma che in realtà partono dalla cute. Esatto. Non mi sta a posto la piega. La piega non mi sta più a posto. Andiamo a analizzarli uno per volta. Che relazione ci può essere con una cute che produce un capello? Definiamolo fra virgolette malato, non perfettamente sano, con il fatto che poi la piega non tenga più. Qual è la relazione? Beh, sicuramente Spiega. il fatto che una pelle non sana va a produrre un capello non sano, un capello debole, tante volte un capello assottigliato. Se la cute non è pulita, cosa succede? La radice di quel capello non è sollevata. Rimane piatta. Per cui la vostra piega inevitabilmente non dura, Non dura sia nel che noi tempo. abbiamo un capello sottigliato, sia che noi abbiamo un capello con le radici schiacciate perché abbiamo una produzione di sebo talmente carico di tossine che ci tiene le radici intrappolate, noi su questo abbiamo un problema grosso, che è Esatto. quello della piega, che non dura, che non tiene. Intrappolato L'ultima Paolo anche perché non è pulito volta. Certo, correttamente, certo, certo. Noi lasciando siamo stare le qua varie oggi anomalie proprio, che infatti, uno ma noi ha siamo proprio qua oggi proprio. per parlare di questo, che è un passaggio fondamentale, anche perché vi ricordo che il nostro obiettivo è sempre quello di darvi dei capelli wow. Per darvi dei capelli wow abbiamo bisogno della materia prima, i capelli. I capelli che siano gestibili e una cute con delle problematiche genera un capello che è più sottile di un capello normale. Come fate ad accorgervene? Ve lo dico subito. Provate a prendere i capelli in queste zone e chiudete con un pugno quelli invece delle zone Dietro. laterali o del di dietro.
Sentirete in questi casi che le masse sono diverse, anche se avete tanti capelli, ma le masse sono diverse. Pensa che tanti dicono, no, ma io sono nato così. Io qua dietro li ho sempre avuti tanti e qua davanti ne ho sempre avuti pochi. Impossibile, impossibilissimo che voi siate nati con tanti capelli dietro. Sì, magari da piccolini, proprio da neonati. Da piccolissimi, perché doveva formarsi, esatto, ancora da velli, esatto, a capelli. Esatto. Quel passaggio che c'è fra quella peluria e il capello, però poi la quantità è uguale. Certo che i primi problemi del genere noi possiamo riscontrarli già, i primi fenomeni, a 13-14 anni, per cui ci sta che voi ci diciate no, ma io sono nato così, perché la vostra memoria, certo, va indietro fino all'età di 14-13, quando già vi accorgevate che c'era qualcosa di diverso. Noi abbiamo delle clienti e dei clienti che già a quell'età ci sono delle differenze. Queste differenze sono un forte segnale che la persona che le ha in età così giovane, sicuramente da adulto avrà dei grossi problemi vincolati all'assottigliamento dei capelli, al diradamento. Ma questo poi cosa comporta avere dei capelli assottigliati? A parte il finale, che è quello inevitabile di quella che comunemente chiamiamo calvizia. Esatto, ma oggi non oggi non siamo qua a parlare di calvizia. Esatto. Prima di arrivare alla calvizia ci sono degli step, dei passaggi, e noi siamo qui per parlare di questi passaggi oggi, perché sono cosa fondamentali. Cosa provoca proprio anche a livello psicologico, perché comunque il fatto che la piega non tiene e tutte queste altre problematiche che poi andremo a elencare ci creano fastidio, ci creano poi alla chiaro, perché all'inizio uno cosa dice? Mi sono fatto una piega fatta male, oppure il parrucchiere mi ha fatto un taglio sbagliato, oppure il parrucchiere mi ha fatto una piega che non tiene. E ci sta, perché ci sta che possono succedere tutti questi elementi, ma ci può anche stare che il vostro capello stia cambiando, si stia assottigliando. E quando tu lavori con un capello sottile, diverso dagli altri, noti delle differenze. E una di queste differenze, specialmente nel segmento femminile, è quella della piega che non dura. Perché? Perché se tu metti in piega un capello di queste dimensioni, hai un certo tipo di durata. Se metti in piega un capello di queste dimensioni, la reazione ovviamente è diversa, è differente. Esatto, esatto. E anche il fatto di non avere una pelle pulita, può, anche se hai il capello molto grosso, in questo caso, se hai una pelle che non è pulita nella maniera corretta, la piega successivamente non tiene. La piega non tiene. Perché? Perché la pelle soffoca, perché il capello non è dritto alla radice, per cui automaticamente cede. Per chi ci segue, noi abbiamo fatto diverse dirette spiegandovi l'importanza di una detersione corretta, cioè che va lavata non sono i capelli ma è la cute. Una cute che non è detersa in maniera corretta, cioè che non è stata lavata in maniera corretta, genera questo. L'effetto finale sono capelli appiccicati alla cute. Esatto. Piega che non tiene. Questo è quello che succede. Mentre invece sul capello assottigliato abbiamo anche un altro tipo di problema. Quello del colore. Per chi si avvicina, per chi usa il colore, si avvicina al mondo del colore, idem con patate, cosa può succedere a un capello più sottile, Rosa? Spiega ai nostri amici. Non solo un capello più sottile, Paolo, qua stiamo parlando di problematiche di colore su un capello che non viene trattato nella maniera corretta, per cui un capello sottile, come stavi dicendo te, un capello anche maltrattato, magari da detergenti sbagliati o comunque da prodotti aggressivi, per cui la cute non risponde nella maniera corretta e il capello non è trattato nella maniera corretta. Cosa succede? Che innanzitutto il colore
non viene assorbito nella maniera corretta, il colore non dura nel tempo. Perché non dura nel tempo? Ti faccio io le domande. Perché il capello magari è disidratato. Capello disidratato, cosa capello vuol dire? Capello che nasce sottile, che nasce più sottile, rimane tale, non si sviluppa, non tiene le stesse... Certo, no, stavo elencando i vari tipi di capello e le varie problematiche, no? Capello disidratato, perché non trattato nella maniera corretta, perde velocemente il colore, perché essendo disidratato non riesce a mantenere all'interno il colore, per cui lo butta subito fuori, per cui si ripercuote con un colore che non dura, un colore opaco, spento, che va rifatto molto frequentemente e automaticamente qua il cane che si morde la coda, è un continuo. Capello più sottile, anche lì un capello più sottile è più fa fatica anche lui a trattenere, sbiadisce molto più velocemente, non riesce ad avere la giusta luminosità. Tutte queste problematiche creano proprio un colore che sbiadisce, che è spento, opaco, che va magari riflessato. Oh, l'ho messo sotto carica ed era pieno. Va riflessato più la sua guerra frequentemente personale, col suo telefono. Che va riflessato più frequentemente. Più frequentemente, esatto. Però tante volte, adesso ve lo traduco in maniera un po' più semplice, perché Rosy è scesa un po' nel tecnico, un po' troppo nel tecnico. Sì, tu sei troppo avanti. Non è vero. Mi sono perso. Volevo cercare di semplificare la semplificazione. Perché non c'è niente da semplificare. No, io volevo fare una semplificazione. Niente. La zona di capelli sopra, perché di solito l'assottigliamento viene di sopra, ok? Nella zona superiore, da qua a qua. Quando si colora è tutto uguale, appena colorato, appena fatto il colore, tutto preciso, tutto perfetto. Ciao Fabrizia, tutto ottimo. Dopodiché cosa succede? Che chi soffre di un capello assottigliato incomincia ad avere una qualità di capello diversa, di colore, scusatemi, diversa in quest'area. Il colore subisce tutto quello che ha spiegato Rosy, cioè sbiadisce, non è più così bello brillante, non è più così bello, e tante volte è colpa del colore, tante volte è colpa di un capello maltrattato nella sua totalità. Cosa voglio dire? Un capello maltrattato nella sua totalità, faccio un esempio, un capello che ha subito una decolorazione completa e poi dopo viene colorato, a quel punto tutta la massa è maltrattata, ma in questo caso ce ne accorgiamo perché? Perché tutto il colore diventerà non bello in tempi abbastanza brevi. Ma quando questo succede solo nella zona superiore, il problema è diverso, è un problema di cute. Si parte da lì. E noi oggi il messaggio che vogliamo farvi passare forte e importante è proprio questo: l'importanza di avere una cute sana. Se non avete una cute sana, è normale che escano tutti i problemi che noi vi abbiamo elencato fino adesso. Per cui, se il vostro obiettivo è simile al nostro, cioè quello di darvi dei capelli wow, spiega cosa sono i capelli wow. I capelli wow sono quei capelli che quando uscite di casa tutti vi chiedono: ma che bei capelli, come stai, bene? Vi dicono: dove sei andata a farli, ti ha cambiato il viso, adesso sì che è un look. Soprattutto capelli... telefono, scusate, della Rosy.
No, perché ho capito. No, 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 è Ha perché molto capito, probabilmente ha non ti fa capito. registrare più di tot. Ah. Stiamo facendo degli esperimenti con YouTube e non so, non ci stanno andando bene. Comunque, stavo dicendo, sono quei capelli che inevitabilmente tutti vi guardano. Ma non quando uscite dal parrucchiere, perché lì è facile. Se appena uscite dal parrucchiere vi incontra l'amica, oh che bei capelli. Il nostro Esatto. obiettivo è darvi questo, oh che bei capelli, sempre. Quando ve li fate voi a Quando ve li casa fate voi a anche. casa. Per cui è fondamentale questo passaggio, è il primo passaggio Senza importantissimo. avere tutte le varie problematiche che ha elencato prima Paolo, per cui non avrete anzi, Cosa avrete stai la. No, dicendo? Che ho stavo elencato prima. elencando. No, che hai i problemi che una cute Ah, non sana ha sul capello, per cui la piega che non vi tiene non l'avrete più, avrete una piega bellissima anche fatta a casa da voi, avrete un colore che dura nel tempo, un colore che parla, un colore che tutti vi chiederanno ma dove sei andato a farlo, ma l'hai appena fatto magari un mese che l'hai fatto, che te l'hanno fatto dal parrucchiere, dopo un scusami mese Rosa, ti dicono ma sei appena uscita dal scusa, devo dire una parrucchiere. cosa, perché quello che vi sta raccontando la Rosi è quello che succede a un'altissima percentuale delle nostre clienti. Un'altissima percentuale delle nostre clienti le succede questo, sono loro che ce lo raccontano. E loro, Esatto. quando le facciamo i capelli, sono venuto a fare la tinta, ma pensa che proprio ieri o l'altro ieri mi è Non successo. sono bugie, non sono Non sono bugie bugie. assolutamente. Mi ha visto un'amica, mi dice che bei capelli, come ti sta bene questo colore? Ho detto, ma veramente dovrei andare a farlo. Come devi andare a farlo? Esatto. Ma questo perché? Perché partiamo da una base sana, cioè da una cute sana. È qua che bisogna lavorare. Il primo step da fare, se volete avere dei capelli wow, è lavorare su una cute sana. Sana. E come si può avere una cute sana? Cosa bisogna fare per avere una cute sana? Allora, la prima operazione che mi viene in mente è prendete i prodotti che avete a casa, girate le etichette e leggete gli ingredienti. Perché? Cosa non deve esserci dentro? Sicuramente non ci devono essere dentro i sodium laurisulfati, sicuramente non ci deve essere dentro Parabeni. parabeni, non ci devono essere dentro siliconi, non ci devono essere dentro alcol nei prodotti che usate. Esatto, ci sono alcuni prodotti per anche solo quelli per il capello Che che contengano contengono alcol. alcol e mettendoli sul capello è inevitabile che un po' vada poi a finire sulla pelle. E quell'alcol sulla vostra pelle, sapete cosa fa? Secca la pelle, danneggiando il collagene e l'elastina. Traduco, il vostro capello che nasce più o meno così, e dovrebbe diventare così, trovando un ambiente arido, secco, non riesce a diventare così, magari si ferma così. E genera tutto quello che noi vi abbiamo detto. Per cui la prima operazione che voi dovete fare è assicurarvi che a casa non abbiate shampoo, balsami, gel, Gella, i lacche, più ne ha fialettine più ne varie, metto. Oh, le fialettine deleterie, le deleterie. famose fialettine per la caduta. Sto Assolutamente. perdendo i capelli, vado dal mio parrucchiere, mi dice, ho capelli un po' sottigliati. Sì, è vero, me ne sono accorta anch'io. Fai queste fiale, girate e leggete cosa c'è scritto sopra. Perché se c'è l'alcol, dite di farsele lui, quelle belle fialettine. Dire, tutte le mattine te le metti sulla faccia, su metà faccia, e dopo un mese vediamo come ti ha tirato la pelle che hai Esatto. usato tutte le mattine sulla tua faccia. Perché fermare un processo di assottigliamento, perché quello che comporta tutto quello che abbiamo detto, tutto nasce, si chiama processo di assottigliamento. Fermare un processo di assottigliamento non è una cosa facile, così scontata, o meglio, è facile quando si hanno le soluzioni. Ovviamente alla rivoluzione abbiamo le soluzioni, Certo. ovviamente, però quelle le spieghiamo dopo.
Ma se non hai le soluzioni, non è una cosa così scontata, e si rischiano di fare ancora più danni. Vedi, per esempio, come dicevo prima, le fialettine con dentro l'alcol, per esempio. Per cui accertati di eliminare tutto questo genere di prodotti. Uno. Due. Due. Utilizza prodotti che non contengano tutti gli ingredienti che abbiamo appena elencato, che sono che molto, puoi trovare tranquillamente anche su internet, li trovi l'elenco delle sostanze che non devono esserci. Perché? Se vanno perché sul, come quel sito là che ti dice tu non sei l'ultima. Tu non sei l'ultima, adesso vi do una chicca, eh. Siccome dietro queste sostanze ci sono tutte le multinazionali, diciamo che a un certo punto una di queste sostanze è sparita dagli ingredienti INCI, non c'è più, finita. Non lo sapevo. Sparita. Cioè non è più per dannosa. Per cui non è più dannosa. Ah, okay. È come quando andiamo a Milano che c'era la soglia del DPM, quello per le particolari, l'inquinamento, che era, per esempio, dico una cavolata, è 10, Milano era 15, hanno detto, sapete cosa facciamo? Portiamola a 15, così siamo a posto. Hanno alzato la soglia ed è una cosa perché lo scoperto non fa più male. Certo. E qua una roba simile è successa, è sparito uno degli ingredienti, una delle sostanze che io ho elencato. No, più che sparita, scusami, si è presa le 3 stelle di prodotto. Vabbè, stava dicendo, poi comunque potete controllare che quali sono gli ingredienti e controllare il vostro detergente che avete a casa. Poi un altro consiglio, educatevi a detergere e lavare la cute e non il capello. Per cui non fate così quando mettete lo shampoo o così la boccettina, oppure se lo mettete in mano, non fate così, perché così andate a lavare il capello, soprattutto se avete una quantità di capelli o magari dei capelli lunghi. Se fate così, ciao! Lavate giusto i capelli qua sopra e basta, ma la vostra pelle non si lava, e dopo lì le varie problematiche elencate prima. In più, non lavate i capelli, nel senso non strofinateli, non maltrattateli, che le azioni meccaniche di questo tipo danneggiano i capelli. Idem con patate, meglio i tuoi che i miei. Idem con patate con l'asciugamano. L'asciugamano può essere deleterio per i capelli, può specialmente laddove sono i capelli sottili, e aumentare i vostri danni. Per cui ripeto cosa significa: piega che non tiene, i capelli che si aprono, i capelli che si appiccicano, il colore che non tiene, tutti questi danni. Se voi seguite questi accorgimenti, sicuramente diminuiranno. Assolutamente. Ma l'ottimale sarebbe utilizzare dei prodotti, più che dei prodotti, dei sistemi che vadano realmente a pulirvi dalle tossine presenti sulla nostra pelle, perché la nostra pelle è un punto di passaggio forte, quello della cute, specialmente io parlo in quello perché conosco questa, per cui la cute è sicuramente un punto di forte passaggio di tossine, e le tossine sono il primo, fra virgolette, veleno per i capelli, per cui ci vogliono dei prodotti, dei sistemi mirati in grado di togliermi le tossine dalla pelle. Ma questo non basta. No, non basta assolutamente, perché una pelle va mantenuta giovane, e per mantenere giovane una pelle, per cui mantenerla giovane significa mantenerla idratata, significa mantenerla elastica, mantenerla nutrita. Se noi abbiamo una pelle secca, il ciclo vitale del capello è compromesso. Traduco in parole povere: il famoso capello che nasce così, come dicevo prima, non ce la fa arrivare qua. Se noi abbiamo una pelle secca, lui si fermerà qua e genererà tutto quello che vi abbiamo spiegato. Per cui è importantissimo che la pelle venga mantenuta idratata.
Il balsamo è per i capelli, anzi non è neanche per quelli, il balsamo è una fregatura, sì, e basta. Giusto, sì. Perché magari chi ha dei nodoni incredibili fa fatica a pettinarli, allora magari può aiutarvi a pettinarli, ma appunto, cioè il suo scopo finisce lì, non serve a nulla al di fuori di riuscire a pettinare i capelli se li avete grossi così, pieni di nodi e non riuscite a toglierli. Punto. Non serve a niente il balsamo. Mentre invece nei sistemi che vi stiamo spiegando esistono dei prodotti in grado di idratare la cute, cioè vanno a portare idratazione alla pelle. Esatto. Terzo step fondamentale, perché si parla di sistemi, il nutrimento, cioè cosa sono i nutrimenti? I nutrimenti sono quei prodotti che non devono contenere alcol, assolutamente, e che sono in grado di portarvi un capello da queste dimensioni alle sue dimensioni reali. Chiaro che più il danno è esteso e con più difficoltà ci sarà. Questa è giusta? Sì, sì. Insomma, ho fatto una rimettina un po'. Esatto. Più il danno è esteso, più ci sono più problemi. Più lunghi i tempi. Esatto, e anche i risultati. Per quello è importante intervenire il prima possibile. Perché oggi veramente riusciamo a fermare tutto questo meccanismo. Alla Revolution sono 25 anni ormai, sì. 25 anni che trattiamo questo genere di problemi. All'inizio abbiamo fatto anche noi, abbiamo dovuto imparare tante cose anche noi, ma adesso siamo sicuri di quello che stiamo dicendo. Siamo sicuri perché lo proviamo tutti i giorni con i nostri clienti e funziona da anni questo, funziona da anni. Chi si educa in maniera corretta, poi i capelli wow, ce li ha tutti i giorni. Perché? Perché con un capello sano diventa tutto più semplice, diventa tutto più facile e il risultato è sicuramente un risultato eclatante, perfetto. Risultato wow da capello. Risultato da capello wow. Per cui se volete venire a trovarci, noi stiamo ancora offrendo la consulenza gratuita. E quella la potete prenotare telefonando allo 0371 898900. Esatto. Per poi venire a trovarci, noi dedichiamo un quarto d'ora del nostro tempo a voi e voi ci mettete i soldi della benzina. La nostra sede spiega, è in via Cesare Battisti al 20/1 a San Colombano all'Ambro. Siamo in provincia di Milano. Facilissimo da raggiungere da Milano, da Piacenza, da Pavia. Siamo in mezzo, siamo l'ombelico del mondo. L'ombelico della Lombardia. No, io volevo dire ancora due cosine, che possano avere ulteriori informazioni, i nostri amici possono avere ulteriori informazioni su di noi, controllando il nostro sito www.parrucchierirevolution.it. Il nostro blog, dove troverete oltre 60 articoli che abbiamo scritto su tutti questi argomenti. A proposito capelli, di articoli, capelli, abbiamo capelli. Creato un libro, Revolution Way, che parla di tutte le problematiche, di tutti i trucchi per poter avere dei capelli wow, tutto quello che noi facciamo all'interno del nostro negozio. E lo potete trovare su Amazon oppure venendolo ad acquistare direttamente da noi. Poi abbiamo il nostro Facebook. Certo, Parrucchiere Revolution. Facile da trovare. YouTube, il canale YouTube, che siamo ancora in fase di, ma c'è. Ci sono già dei video. Ci sono già parecchi video, però stiamo vogliamo... cercando di fare anche le dirette su YouTube, vediamo, ci stiamo studiando. Ci stiamo lavorando, per voi, lavoro esatto. In corso. Io saluterei tutti, esatto. E ci vediamo appuntamento. Ci diamo appuntamento a venerdì. Stasera qualche piccola direttina la facciamo, perché stasera abbiamo il nostro evento, il primo incontro del percorso Capelli Wow. Dal vivo, live. Dal vivo.
Ci vediamo venerdì. Ciao. Ciao a tutti.